Bella a tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti oggi in questo nuovo video. Siamo qua sulla community, sul canale di Noi Malati di Foot. Io, per chi ancora non mi conoscesse, ovviamente sono Spike, mi presento, quindi ciao ancora. Siamo qua oggi con una nuova review, siamo qua con Sadio Mané, Record Breaker, versione Record Breaker per la fantastica tripletta realizzata più veloce della storia della Premier League contro l'Aston Villa, solo 2 minuti e 56 per segnare, realizzare 3 gol, davvero pazzesco. Andiamo a vedere subito le statistiche in carta. Abbiamo un 92 di velocità, un 84 di dribbling, un 82 di tiro, un 76 di passaggio, un 38 di difesa e un 67 di fisico. Ma direi subito di iniziare perché ci saranno davvero, davvero tante cose da dire, ragazzi. Dunque, da dove partire? Partirei dai pro. Primo pro di oggi è la velocità, sicuramente, con 92 di statistica in carta. Abbiamo 3 sottocategorie che poi io suddivido in 92 di accelerazione in game, 92 di velocità scatto sempre in game e un 94 di agilità in game. Questa statistica, ragazzi, è sicuramente la più convincente e la più determinante sotto questo punto di vista per questo giocatore. Secondo pro, non da sottovalutare anche questo, è il tiro con 82 di statistica in carta, a cui io aggiungo 3 sottocategorie, che abbiamo un 83 di potenza tiro, un 80 di tiro a giro o lo effetto, chiamatelo un po' come volete, e un 76 di long shot. Tiro buono, ho saputo divertirmi più col tiro a giro che col long shot, ma comunque not bad, assolutamente. Terzo pro di oggi è il dribbling, 84 di statistica in carta. Aggiungo un 89 di equilibrio, che è il quinto pro di oggi, ragazzi, equilibrio determinante a parer mio, ovviamente. Per il dribbling troviamo una statistica in carta di 89, fantastico, fantastico davvero. Arriviamo al sesto pro di oggi, ragazzi, è il posizionamento, 89 di statistica game, inutile dire che si trova sempre al momento giusto, al posto giusto, assolutamente. E trovandosi al momento giusto, al posto giusto, ovviamente è sempre davanti alla porta e non possiamo non parlare di finalizzazione, 85 di statistica in game. Ultimo pro di oggi, sbaglia davvero, davvero poco davanti alla porta, freddezza incredibile. Ho riscontrato solo 2 contro, ragazzi, il primo è il fisico con statistica in carta di 67, come ben possiamo vedere e sapere tutti, a cui aggiungo le mie solite 3 sottocategorie. Abbiamo un 71 di stamina, un 65 di forza barra strength, chiamatelo un po' come vi pare, e un 65 di aggressività. Sotto questo punto di vista davvero, davvero poca roba, ecco. Ultimo contro è la visione di gioco, anche questa mi ha deluso e non poco, purtroppo. E anche oggi, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, di questa review. Vedete, come d'abitudine, come ogni video, i pro da una parte e i contro dall'altra. Voto finale al giocatore di 7,5, se devo dare un mio parere, pensiero personale, davvero, davvero un buon giocatore. Io vi saluto e vi ringrazio, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi al nostro canale e, se ne aveste voglia, ovviamente, anche al mio. E niente, grazie ancora e alla prossima settimana. Ciao ciao!